In questo video vedremo il funzionamento del trasmettitore, un dispositivo usato per tradurre le grandezze fisiche in visualizzazioni di più semplice leggibilità, requisito fondamentale in ogni campo tecnologico. JAES, impegnata da oltre 10 anni nel settore delle forniture industriali, è diventata il partner di riferimento per alcune delle più importanti aziende nel campo della produzione industriale automatizzata, fornendo ogni tipo di trasmettitore. Un trasmettitore è un dispositivo che converte il segnale prodotto da un sensore e un trasduttore in un segnale che può essere letto e interpretato da un controllore. Agli inizi del controllo industriale il segnale era di tipo pneumatico. Oggi invece l'elettronica ha soppiantato praticamente tutti i comandi pneumatici ed è questo il motivo per cui moltissimi trasduttori moderni hanno un'uscita elettronica. Il segnale pneumatico standard è da 3 a 15 PSI. Dall'inglese pound per square inch, che significa libbre per pollice quadrato, e che nel sistema internazionale possiamo tradurre in da 20 a 100 kPa. Mentre i segnali elettrici standard di un trasmettitore sono un intervallo di tensione, tipicamente da 0 a 5 V e da 0 a 10 V, o di corrente, solitamente da 4 a 20 mA. Le principali misurazioni rilevate da un trasmettitore sono solitamente variabili fisiche come temperatura, livello, flusso e pressione. Prendiamo in esempio una tubatura di cui vogliamo tenerne sotto controllo la pressione. Essa oscilla tra i 50 e i 150 PSI, che possiamo approssimare nel sistema internazionale in 345 e 1035 kPa. Un trasduttore rileva la pressione della tubatura per mezzo del sensore, in questo caso un diaframma, e invia un segnale elettronico analogico di pochi millivolt al trasmettitore. Il trasmettitore di pressione, opportunamente tarato sull'intervallo minimo e massimo della pressione, linearizza, compensa ed amplifica il segnale, che in questo caso è un range compreso tra 4 mA e 20 mA. Il segnale viene inviato al controllore logico programmabile PLC, ovvero un computer che interpreterà la corrente a 20 mA in una pressione sulla tubatura di 150 PSI o 1035 kPa, 4 mA in 50 PSI o 345 kPa e ad esempio 12 mA in 100 PSI o 690 kPa, ovvero il 50% dell'intervallo di pressione. Ora il controllore potrà determinare la pressione e se necessario modificarla inviando un segnale ad un attuatore, che a sua volta comanda un regolatore di pressione. Il pascal è un'unità di misura del sistema internazionale utilizzata per misurare la pressione ed equivale a un newton su metro quadrato. Infatti, la pressione è il rapporto tra la forza in direzione ortogonale alla superficie e l'area della superficie di contatto. Il pascal è largamente impiegato insieme ai suoi multipli come l'ettopascal o il chilopascal e prende il nome da Blaise Pascal, matematico, fisico e filosofo francese che formulò la legge di Pascal. Se sei interessato a come viene adottata la pressione in vari macchinari, guarda il nostro precedente video sul funzionamento del cilindro idraulico e pneumatico. Un trasmettitore, per funzionare, ha bisogno di un'alimentazione, che a seconda del modello può essere a corrente continua o a corrente alternata. Inoltre un trasmettitore può essere nella versione a due fili, dove i due cavi di alimentazione fungono anche da linea di trasmissione del segnale, o anche a quattro fili, dove due sono collegati a un alimentatore e gli altri due sono i cavi che mandano il segnale al controllore. Se questo video ti è stato utile, faccelo sapere lasciando un like e un commento. Inoltre puoi condividerlo e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale. Ti consigliamo di visitare il nostro sito jaescompany.com per conoscere i nostri prossimi progetti.